2-3 ore che siete qui a usufruire di questa meraviglia, io credo che uno sforzino in più potete anche farlo. Forza! Fatemi sentire un po' di energia, anche quella bella toscana lì! Allora, cari amici, dopo tante peripezie che ho passato anche io stasera, perché a un certo punto ho pensato fosse un after hour, invece era l'inaugurazione, ce l'abbiamo fatta, perché abbiamo realizzato questo grande evento. Voglio salutare anche gli amici che non sono qui nella sala, ma sono assiepati fuori dalla vetrata. Sembra di essere in una boutique. E voi ci guardate, guardate che manichino, eh? Un saluto facciamo noi al pubblico che non è riuscito a entrare. Ciao! Ciao, ciao, ciao! Allora, dicevo, dopo tante peripezie ce l'abbiamo fatta, si concretizza questo grande sogno. Dubai Palace, un luogo bello, allestito con grande gusto, arredato con degli oggetti, con dei colori veramente particolari che rimangono impressi. Ed è proprio questa la gioiosità di questo luogo, che vuole accogliervi, vuole accogliere Roma, vuole farvi divertire. Tutto nasce grazie all'iniziativa di questi imprenditori molto bravi, lungimiranti, coraggiosi, considerando anche i tempi che stiamo vivendo, che hanno deciso di mettersi insieme e hanno immaginato questo grande sogno, il Dubai Palace. E allora io devo nominare uno di questi imprenditori, di questi amici che mi ha dato la possibilità stasera di... Prego, c'è un signore che è desiderato all'ingresso, intanto se me lo ripetete così posso amplificare anch'io l'annuncio. Dicevo, voglio nominare uno di questi imprenditori, che però è stato il gancio che mi ha permesso stasera di essere il padrone di casa di questa bellissima inaugurazione. Allora vorrei, salutando lui, un saluto a tutti e fargli i più sinceri complimenti per tutto quello che avete fatto e per quello che sta iniziando questa sera qui al Dubai Palace. Fabiano, grazie, fantastico, complimenti a tutti. Eccolo lì, grande. Pensate che si è tagliato il codino da poco, era uguale a Fiorello. Incredibile, tant'è vero che mi ha chiesto poi, durante gli eventi che faremo qui a Dubai Palace, di riprodurre il karaoke, ma noi non lo chiameremo karaoke, lo